Io voglio fare solo un brevissimo intervento, voglio lasciare spazio questa sera ai nostri candidati, al nostro candidato, l'avvocato Roberto D'Ippolito. Permettetemi però di rubarvi solo due minuti per ringraziare Nari, perché ha permesso tutto questo, ci ha dato una mano, perché Nari e la gente come lui è il simbolo di una Racale che vuole ripartire, dei privati che investono, che proteggono luoghi pubblici che altrimenti sarebbero del tutto dimenticati. Grazie Nari. Abbiamo voluto lanciare questa sera un segnale differente, venire in luoghi molto spesso dimenticati, in quelle che vengono definite periferia, proprio perché da qui si possa ripartire per una nuova Racale, una nuova politica. Questa sera ho l'onore di avere accanto a me l'avvocato Roberto D'Ippolito. Io vi rubo solo un altro secondo, solo per dirvi che una campagna elettorale è stata lunga, siamo quasi alla fine, e per ringraziarvi davvero di cuore tutti. In un periodo in cui c'è una lontananza, una forte disaffezione nei confronti della politica, qui a Racale si sta realizzando qualcosa di veramente differente. Il nostro messaggio sta passando, e sta passando per diversi motivi, perché abbiamo parlato di una politica come esempio, la politica che ritorni a condividere i sacrifici che vengono richiesti ai cittadini. Qualcuno ci diceva: siamo entrati nelle vostre famiglie a chiedere sacrifici, e poi spartiva incarichi legali per centinaia di migliaia di euro. Noi invece siamo partiti dicendo: ci sono sacrifici, ci sono tasse che aumentano, ci sono servizi che vengono tagliati, diamo una mano anche noi, riduciamo i costi della politica, riduciamo gli stipendi di sindaco, assessori, e da lì ripartiamo con questo gruzzoletto per investire su quello che pensiamo sia fondamentale, sia importante per una comunità. Ripartiamo investendo sulla scuola, sulla formazione, sul futuro, sui nostri giovani. E questo messaggio è passato perché abbiamo parlato della politica delle piccole cose, della politica seria, non urlata, non fatta di grandi promesse che poi non possono essere mantenute. Abbiamo detto: partiamo passo passo, ripristiniamo quantomeno il decoro che a Racale è mancato in questo periodo. E poi abbiamo detto: la politica può essere altro, può essere studio, analisi delle pratiche virtuose di altri comuni. Abbiamo detto: anche qui nel sud, anche qui a Racale è possibile portare questi esempi di buona politica, e questo messaggio sta passando giorno per giorno. E questo cambiamento non è Donato Metallo, non è Roberto D'Ippolito, non è la lista Io amo Racale, ma sta passando grazie all'appoggio di tanti amici e sostenitori che finalmente stanno vedendo una speranza per un futuro diverso. Grazie a tutti voi di cuore. Roberto D'Ippolito.